Test fra Huawei Mate 9 e il Samsung Galaxy A7. In questo caso parliamo di tastiere e di prova browser. Partiamo dalle tastiere, quindi impostiamo i messaggi su entrambi. In pratica, le tastiere sono la Swift Key, presente anche la Gboard nel Mate, e poi la tastiera tipica di Samsung nel Samsung. Ovviamente, ed è presente solo la tastiera Samsung. Allora, la tastiera Swift Key, ovviamente ricca di impostazioni, la tastiera del Samsung, anch'essa è abbastanza ricca di impostazioni, però nella tastiera del Samsung manca la possibilità di avere un feedback con la vibrazione, è presente solamente il feedback sonoro, cosa che invece non manca in quanto è presente il feedback alla vibrazione durante la digitazione dei tasti con il Mate. Inoltre è possibile variare l'altezza di entrambe le tastiere su tutte e due, quindi i dispositivi è possibile variare l'altezza della tastiera stessa, ma quello che ho notato è che la tastiera Swift Key, dove è possibile anche avere diversi temi, commette molti più errori durante la digitazione rispetto alla tastiera Samsung. Con la tastiera Samsung, in pratica, diciamo, è migliorata nettamente la tastiera Samsung. Rispetto alle vecchie tastiere precedenti, in pratica è davvero difficile commettere errori, cosa che invece vado a commettere, come vediamo, ciao, compare sempre Ciso, è piuttosto difficile effettuare. Quindi, anche dovendo scrivere solamente ciao, come vediamo, ciao riesco a beccarlo subito, la scritta ciao, che è una scritta semplice, con il Samsung, invece con il Mate, e quindi con la tastiera Swift Key, è più difficile. Commetto comunque più errori durante la digitazione. Quindi migliorata nettamente la tastiera della Samsung e la preferisco rispetto alla tastiera Swift Key. Con la tastiera di Google, diciamo, migliora qualche cosino rispetto alla Swift Key, ma comunque preferisco la tastiera della Samsung proprio perché è veramente difficile commettere errori. Manca purtroppo il feed alla vibrazione, e questo è l'unico appunto da fare alla tastiera Samsung. Per quanto riguarda invece il browser, la prova browser, sono presenti nel Mate solamente l'app di Chrome, mentre nel Samsung è presente l'app Internet, quindi il browser tipico di Samsung, e poi è presente ovviamente Google Chrome. Quindi apriamo Google Chrome su entrambi i dispositivi, utilizziamo la stessa. Lo stesso canale, quindi il Corriere della Sera, mettiamo modalità desktop su entrambi. Vediamo molto veloce il caricamento nel Mate rispetto al Samsung, mentre si carica vediamo come sia molto fluido lo scrolling nel Mate, mentre come vediamo molto più pesante, anche perché si devono ancora caricare le immagini. Una volta caricate le immagini, come vediamo, tentenna un po' nel Samsung, però c'è da dire che mi sembra che la velocità durante lo scrolling sia maggiore nel Samsung rispetto al Mate. Da premettere che è presente la pellicola preinstallata nel Mate e una pellicola in plastica di buona fattura nel Samsung. Ovviamente senza pellicola in entrambi i dispositivi la fluidità risulterebbe molto maggiore. Differenze anche dei bianchi, un bianco molto luminoso nel Mate, un bianco meno luminoso nel Samsung. Per quanto riguarda invece i caratteri si vedono bene su entrambi i dispositivi. Qui ho peggiorato. Si vedono su entrambi i dispositivi piuttosto bene i caratteri, quindi nessun problema. Per quanto riguarda il pinch to zoom, qui è nel Mate, pinch to zoom del Samsung, forse leggermente migliore il pinch, più veloce il pinch to zoom nel Mate, ma comunque si comporta bene anche il pinch to zoom nel Samsung. Per quanto riguarda invece l'apertura, vediamo di caricare la stessa pagina su entrambi i dispositivi. Qui non ha preso e quindi ritorniamo al Corriere.
proviamo a ricaricare la pagina. Più o meno la velocità è la stessa, però come vediamo più difficoltà a caricarsi. Ah, non è rimbossata la versione desktop, quindi ritorniamo alla versione desktop per entrambi i dispositivi, riproviamo a caricare nuovamente la pagina. In questo caso, come vediamo, è arrivato prima il Mate rispetto al Samsung, e come vediamo le immagini sono già quasi tutte cariche, cosa che invece nel Samsung, come vediamo, ci mette più tempo per ricaricare le immagini, cosa che non avviene nel Mate. Quindi a livello di browser comunque la potenza del Mate si fa notare. Poi dobbiamo vedere un test sull'apertura delle app. Ovviamente il processore del Mate più potente mi permetterà di aprire le app più velocemente rispetto al Samsung. Proviamo il dialer telefonico, come vediamo è arrivato prima il Mate, vediamo la rubrica, come vediamo è arrivato quasi contemporaneamente, vediamo l'app email, prima il Mate, vediamo i messaggi, anzi no, i messaggi, è arrivato leggermente prima il Mate, vediamo nuovamente il browser, ecco, si è caricata come vediamo prima nel Mate. Vediamo l'app fotocamera per entrambi, quasi in contemporanea, forse leggermente maggiore il Mate. Vediamo le impostazioni, è arrivato come vediamo prima il Mate. Vediamo la galleria, prima nuovamente il Mate. Vediamo Facebook, quasi in contemporanea, ovviamente non è stato caricato in nessuno dei due dispositivi, però una volta diciamo impostato ho notato che comunque il Mate è più rapido nel caricare anche diciamo l'app di Facebook, il calendario più veloce nel Mate, che rimane il Play Store. Come vediamo, molto più rapido nel Mate, quindi nell'apertura delle app sicuramente il Mate con il suo processore, la sua potenza è più rapido, più veloce rispetto al Samsung. Il Samsung si comporta comunque bene nell'uso, diciamo, giornaliero. Una differenza fra un dispositivo che costa comunque all'uscita 749 euro e un dispositivo che all'uscita costa sui 500 euro, 474, intorno ai 500 euro, non c'è tutta questa differenza. Nonostante il processore del Mate sia molto più potente rispetto a quello del Samsung, a livello con uso giornaliero, quello che fa il Mate alla fine lo fa anche il Samsung, anche se arriva leggermente più in ritardo.